Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Verso la fine dell'estate del 1938, la mia vita d'improvviso cambiò. Un giorno, mentre eravamo a tavola insieme ai nonni, sentimmo alla radio che da novembre gli ebrei avrebbero subito una serie di restrizioni. Individui di razza ebraica furono espulsi dall'esercito, dalla pubblica amministrazione, dalle università, dalle assicurazioni e dalle fabbriche. Fu vietato loro di esercitare moltissime attività commerciali, di possedere immobili e aziende, oltre un certo valore, di sposarsi con ariani, di prestare servizio nelle loro case o semplicemente di possedere un apparecchio radiofonico. Mi guardarono e mi comunicarono che non avrei più potuto andare a scuola, non avrei potuto frequentare la terza elementare. Quella parola espulsa, pronunciata da mio padre, fu per me uno shock. Quando a un bambino si dice sei stato espulso da una scuola, lui si convince di aver fatto qualcosa di sbagliato. È stato espulso perché ha una colpa. Mio papà è rimasto vedovo a 31 anni. Mi faceva da papà e da mamma. Aveva sviluppato una dolcezza femminile. La notte aprivo gli occhi e lo trovavo inginocchiato accanto a me, che piangeva e chiedeva scusa per avermi messa al mondo. Ricordo che in quelle notti, le ultime che avremmo passato insieme, mio padre, in preda alla disperazione, batteva ossessivamente la testa contro il muro della nostra camera. I colpi erano tanto violenti da svegliarmi. «Basta, non lo fare più, ti prego papà, ti supplico». Era terribile. Come poteva sopportare che quella bambina a cui aveva fatto da padre e madre, a cui aveva dato tutto e per la quale sperava ogni bene, affrontasse tanto dolore? In quel clima di disfatta il rapporto tra noi divenne ancora più intenso. Vivevamo in una sorta di osmosi fatta di sguardi, abbracci, occhiate e pianti. Parlavamo pochissimo, le parole erano pietre e facevano paura. Arrivai ad Auschwitz, fummo separati, uomini e donne, e io, nei miei 13 anni spauriti, senza saperlo, lasciai per sempre la mano del mio papà. Ci arrivavano voci tremende su quello che ci saremmo dovute aspettare una volta uscite dall'isolamento. Tutte noi nuove arrivate imparammo le regole del campo, scoprimmo che cosa facevano i prigionieri, che avremmo potuto essere picchiate o uccise sul colpo, che avremmo dovuto obbedire e imparare il tedesco. Era un inferno fatto di ghiaccio, il fuoco lo avremmo conosciuto dopo, quello dei crematori. Per uscire dall'incubo l'unico modo era voltare la faccia dall'altra parte, non vedere. Mi sono sempre proibita di vedere. Tutto, dai mucchi di cadaveri alle compagne inginocchiate e quelle che si sono attaccate ai fili elettrici per uscire. Diventai così un ectoplasma di persona, del resto la nostra degradazione morale rientrava nel progetto di disumanizzazione imposto dai nostri aguzzini. Un giorno purtroppo la macchina tagliò quasi del tutto due dita a Janin. Non passò la selezione successiva e venne mandata alle camere a gas. Non potrò mai dimenticare quell'istante. Avevo appena superato la selezione e lei era dietro di me. Sentì che la fermavano e la portavano via. Non mi rivoltai. Che Dio ti benedica, fatti coraggio, una parola qualsiasi. Anche solo Janin. Tornai alla mia vita di sempre. Sono passati 70 anni e me ne vergogno ancora. I tedeschi furono obbligati a lasciare Auschwitz dall'arrivo dell'Armata Rossa. Lasciandoci il lager alle spalle, dopo pochi chilometri lo vedemmo bruciare. Cominciò così un enorme, micidiale trasferimento di massa verso la Germania, dal quale pochi uscirono vivi. Ricordo di aver visto il capo del campo buttare la pistola per terra. Era un uomo terribile, crudele, che picchiava selvaggiamente le prigioniere. In quel momento una parte di me avrebbe voluto raccogliere la pistola e ucciderlo. Un istante di vertigine. La vendetta mi sembrava a portata di mano, ma di colpo capii che non avrei mai potuto farlo, che non avrei mai saputo ammazzare nessuno. Questo fu l'attimo straordinario che dimostrò la differenza tra me e il mio assassino. E da quel preciso istante fui libera, veramente libera, perché ebbi la certezza di non essere con lui.
L'incontro con i miei zii e i miei nonni fu tremendo. Mentre mi abbracciavano, io ero impietrita. Soffrivo di una solitudine che, nonostante quella ritrovata normalità, mi sembrava senza speranza. Niente era come avevo sperato e immaginato. Qualsiasi cosa mi dicessero mi suonava sbagliata. Qualsiasi situazione mi si creasse attorno mi sembrava sbagliata. Tutto era sbagliato. Non mi chiesero molto della mia esperienza e presto capì che non c'era la volontà di ascoltarmi. Mia nonna, appena mi vide, il giorno stesso in cui tornai, mi chiese se ero ancora vergine. Mi offesi a morte, le interessava solo che fossi ancora presentabile in società. Nel mondo che mi circondava sentivo che era impossibile parlare del lager e mi imposi il silenzio. La gente voleva dimenticare la guerra. Mi dicevo, c'è un mondo che parla di cose che ho visto con i miei occhi. E io non ho il coraggio di dire la mia, ma io sono testimone, ho una responsabilità diretta nel tramandare la mia storia. Un bel giorno sentii che non potevo più stare zitta. Nel campo ho sfiorato la morte tutti i giorni per quasi un anno e mezzo. E perché proprio sono stata risparmiata, ho capito che non avrei potuto trascorrere la mia vita egoisticamente, sprofondata nel mio salotto. Da ragazzina avevo vissuto Auschwitz come una tragedia privata, ma col tempo, quando l'importanza collettiva di quella catastrofe è diventata chiara al mondo e a me stessa, non ho più potuto tacere. Quel che conta per me è far passare un messaggio d'amore, di forza, di speranza, e questa è la mia missione e mi dispiace di non averla intrapresa prima. Avrei avuto più tempo, più energia e la possibilità di raggiungere un numero maggiore di persone, soprattutto tra le nuove generazioni.